riflessi dorati su Arezzo con la seconda edizione del gioiello in vetrina, la mostra mercato di preziosi che farà brillare sabato 3 e domenica 4 dicembre il chiostro della Biblioteca di Arezzo. Noi siamo estremamente soddisfatti di questa iniziativa che ovviamente esalta e valorizza le peculiarità dei gioiellieri presenti sul territorio aretino. Questa è la seconda edizione, è un'edizione che ovviamente avrà ulteriori sviluppi nel tempo e ovviamente rappresenta quell'unità, quell'insieme che è necessario per andare avanti. Lo dobbiamo fare prima nel piccolo per poi andare nel grande e esportare questa nostra meraviglia, la cultura del prodotto gioielliero italiano. Non è solo, diciamo, una vendita ma anche una mostra, quindi è importante avere abbinato sia la mostra che dare l'opportunità anche ai taglianti in un momento, diciamo, un po' di crisi nel settore, nel nostro settore, dare l'opportunità ai nostri dettagliani di poter vendere i suoi prodotti. Un'occasione dunque per collezionisti ed appassionati di preziosi per poter ammirare ed acquistare pezzi d'eccellenza della tradizione orafa italiana e non solo. Il programma è molto ricco, ci saranno esposizioni, dimostrazioni, cameo italiano con la presenza del maestro Nicola D'Acunto che lavorerà le pietre preziose proprio lì all'interno del chiostro e poi degustazioni, show di cioccolato a cura di Vestri Cioccolato fino alle 20:30, quindi programma sia sabato che domenica ricchissimo dalle 9:30 alle 20:30 esposizione e vendita di gioielli Made in Arezzo prodotti dai taglianti orafi aretini.